Quando preghiamo il Padre nostro, la seconda invocazione con cui ci rivolgiamo a Dio è venga il tuo regno. Dopo aver pregato perché il suo nome sia santificato, il credente esprime il desiderio che si affretti la venuta del suo regno. Questo desiderio è sgorgato, per così dire, dal cuore stesso di Cristo che iniziò la sua predicazione in Galilea proclamando il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Queste parole non sono affatto una minaccia, al contrario, sono un lieto annuncio, un messaggio di gioia. Gesù non vuole spingere la gente a convertirsi seminando la paura del giudizio incombente di Dio o il senso di colpa del male commesso. Gesù non fa proselitismo, annuncia semplicemente. Al contrario, quella che Lui porta è la buona notizia della salvezza e a partire da essa chiama a convertirsi. Ognuno è invitato a credere nel Vangelo. La signoria di Dio si è fatta vicina ai suoi figli. Questo è il Vangelo, la signoria di Dio si è fatta vicina ai suoi figli. E Gesù annuncia questa cosa meravigliosa, questa grazia. Dio, il Padre, ci ama, ci è vicino e ci insegna a andare sulla strada della santità. I segni della venuta di questo regno sono molteplici e tutti positivi. Gesù inizia il suo ministero prendendosi cura degli ammalati, sia nel corpo che nello spirito, di coloro che vivevano un'esclusione sociale, per esempio i lebrosi, dei peccatori guardati con disprezzo da tutti, anche da coloro che erano più peccatori di loro ma facevano finta di essere giusti. E Gesù ha questi come li chiama ipocriti. Gesù stesso indica questi segni, i segni del regno di Dio. I ciechi racquistano la vista, gli soppi camminano, i lebrossi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri ha annunciato il Vangelo. Venga il tuo regno, ripete con insistenza il cristiano quando prega il Padre nostro. Gesù è venuto, però il mondo è ancora segnato dal peccato, popolato da tanta gente che soffre, da persone che non si riconciliano e non perdonano, da guerre e da tante forme di sfruttamento. Pensiamo alla tratta dei bambini, per un esempio, no? Tutti questi fatti sono la prova che la vittoria di Cristo non si è ancora completamente attuata. Tanti uomini e donne vivono ancora con il cuore chiuso e soprattutto in queste situazioni che sulle labbra del cristiano afflora la seconda invocazione del Padre nostro. Venga il tuo regno, che è come dire, Padre abbiamo bisogno di te. Gesù abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che ovunque e per sempre tu sia Signore in mezzo a noi. Venga il tuo regno, sii tu in mezzo a noi. A volte ci domandiamo come mai questo regno si realizza così lentamente? Gesù ama parlare della sua vittoria con il linguaggio delle parabole. Ad esempio dice che il regno di Dio è simile a un campo dove crescono insieme il buon grano e la sizzania. Il peggior errore sarebbe di voler intervenire subito estirpando dal mondo quelle che si sembrano essere erbe infestanti. Dio non è come noi, Dio ha pazienza, non è con la violenza che si instaura il regno del mondo il suo stile di propagazione e la mitezza. Il regno di Dio è certamente una grande forza, la più grande che ci sia, ma non secondo i criteri del mondo, per questo sembra non avere mai la maggioranza assoluta. È come il lievito che si impasta nella farina, apparentemente scompare. Eppure è proprio esso che fa fermentare la massa. Oppure è come il granello di senape, così piccolo, quasi invisibile, che però porta in sé la dirompente forza della natura e una volta cresciuto diventa il più grande di tutti gli alberi dell'orto. In questo destino del regno di Dio si può intuire la trama della vita di Gesù. Anche lui è stato per i suoi contemporanei un segno estile, un evento pressoché sconosciuto agli storici ufficiali del tempo. Un chicco di grano, si è definito lui stesso, che muore nella terra, ma solo così può dare molto frutto. Il simbolo del seme è eloquente. Un giorno il contadino lo affonda nella terra un gesto che sembra una sepoltura e poi dorma o vegli di notte o di giorno il seme germoglia e cresce, come gli stesso non lo sa. Un seme che germoglia è più opera di Dio che dell'uomo che lo ha seminato. Dio ci precede sempre, Dio sorprende sempre, grazie a lui. Dopo la notte del venerdì santo c'è un'alba di resurrezione capace di illuminare di speranza il mondo intero. Venga il tuo regno. Seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti. Regaliamola alle persone sconfitte e piegate dalla vita, a chi ha assaporato più odio che amore a chi ha vissuto giorni inutili senza mai capire il perché. Doniamola a coloro che hanno lottato per la giustizia, a tutti i martiri della storia, a chi ha concluso di aver combattuto per niente e che in questo mondo domina sempre il male. Sentiremo allora la preghiera del Padre nostro rispondere. Ripeterà per l'ennesima volta quelle parole di speranza, le stesse che lo Spirito ha posto a Sigillo di tutte le sacre scritture. Sì, vengo presto. Quella è la risposta del Signore, vengo presto. Amen. E la Chiesa del Signore risponde: Vieni Signore Gesù. Venga il tuo Regno e dire vieni, Signore Gesù. E Gesù dice vengo presto. E Gesù viene al suo modo ma tutti i giorni. Abbiamo fiducia in questo. E quando, preghiamo, quando pregheremo il Padre nostro diciamo sempre venga il tuo regno. Per sentire nel cuore, sì sì, vengo. E vengo presto. Grazie.